Allora, possiamo procedere. Innanzitutto, buongiorno. Vi ringrazio per la paziente attesa con la quale avete appunto aspettato lo svolgimento di questa conferenza stampa, che ha mantenuto una voluta riservatezza sull'argomento, non dico segretezza, ma riservatezza, data la delicatezza dell'argomento e per evitare anche, conoscendo un po' le prassi, le comprensibili prassi giornalistiche, che la notizia potesse essere gestita in modo provvisorio o disarticolato tra i vari organi di stampa. Trattandosi di un argomento importante e notoriamente sensibile all'attenzione della città, abbiamo preferito, di concerto con l'avvocato Imparato, Maria Imparato, che saluto, che è il commissario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno, svolgere in modo unitario questa conferenza. È una conferenza che, per la quale voglio innanzitutto salutare i presenti e ringraziarli, a partire dall'ingegnere Caggiano dell'Istituto, responsabile e dirigente tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari, direttore generale, chiedo scusa, ho sbagliato, dall'avvocato Feliciano Ferrentino, consulente legale dell'ente in queste procedure per lo studio Lentini-Ferrentino. Un ringraziamento particolare alla tenacia e all'attenzione con la quale ha seguito l'intera procedura all'attualità al vice sindaco Mario Campitelli e al dirigente tecnico del comune di Nocera Inferiore, l'ingegnere Califano, che dovrebbe, spero, raggiungerci, perché l'ho visto di qui, poteva probabilmente passare. Voglio anche, con l'occasione, salutare l'assessore Ciro Amato, l'ex assessore Ciro Amato, che è stato per conto della nostra amministrazione fino al giugno 2017, colui che ha seguito in prima persona in modo decisivo la strutturazione del percorso che oggi vede finalmente, dopo alterne vicende seguite con grande attenzione anche dalla stampa, ecco l'ingegnere Califano, che ha seguito appunto questa procedura e che oggi materialmente non è presente, fisicamente non è presente, anche per incombenze di carattere privato e personale, ma a cui va il nostro rinnovato attestato di stima e di ringraziamento per il contributo decisivo che ha dato su questa e non soltanto su questa vicenda, nell'attività assessorile per l'urbanistica che ha svolto nel mandato amministrativo della mia amministrazione 2012-2017. Credo che comprendiate già dall'introduzione e dalla presenza delle persone la ragione di questo incontro. Si tratta della vicenda di Monte Vescovado, dei completamenti costruttivi a finanziarsi per quanto riguarda i residui fabbricati, di cui voi intravedete scheletro e piattaforme sul territorio di Monte Vescovado, che sono stati a lungo bloccati per un complesso di vicende giudiziarie, sia di carattere fallimentare, che hanno riguardato l'IACP Futura, sia più di recente di carattere dico notarile, nel senso vicende afferenti alle particelle degli immobili e delle aree su cui insistono i predetti edifici a costruirsi e completarsi, sia per vicende ultimissime di carattere anch'esse giudiziario, mi riferisco a procedure pignoratizie immobiliari che hanno occupato sia i soggetti creditori titolari di diritto d'ipoteca e quindi impegnato di conseguenza il Comune di Nocera Inferiore. Io dicevo, colgo al riguardo l'occasione per dirlo, che la questione potrebbe avere, ma lo dico ovviamente fuori sacco della conferenza, se mi è consentito, una dedica speciale al giornalista del Mattino, perché lui ha seguito la vicenda con attenzione in alcuni articoli, e non dire così perché tu lo ricordi, poi noi abbiamo fatto scrivere in libertà te e l'opposizione in attesa di poter smentire te, il Mattino e l'opposizione. E quindi stamattina è l'occasione, ma non te, per quello che ti raccontavano. Questa è l'occasione per poter rappresentare quanto giunge a conclusione, o almeno a sbocco operativo di conclusione, con la determina del settore tecnico, la 621 del 18 dicembre 2018 e la conseguente firma della convenzione per la concessione del diritto di superficie tra il Comune di Nocera Inferiore e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno. È la convenzione con la quale finalmente, dando
seguito ad un iter lungo iniziato nel 2015 con la delibera di Consiglio Comunale con la quale l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore revocava l'assegnato diritto di superficie in capo alla IACP Futura, ritornava titolare delle aree. Vi sapete che anche su questo ci sono vicende di contenzioso amministrativo che nella sua loro sostanza non toccano l'attuale convenzione, che consentono oggi di, utilizzando attraverso l'utilizzo e la disponibilità dei fondi che l'Istituto Autonomo Case Popolari, ripeto, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno, non altri soggetti, non altri enti, investe per il completamento del piano di fabbricazione che era stato avviato nel lontano 2003 e che oggi ci fa dire assolutamente senza toni trionfalistici, retorici o affacciate dai balconi, come vanno di moda di recente, che l'amministrazione comunale consegue di concerto con l'Istituto un'azione importante per la realizzazione del risultato finale, che è il completamento di circa 100 unità di alloggi, no, 50 unità di alloggi, ma io poi li sommo sempre. 50, ma perché il desiderio, 50 sono gli esistenti. È il desiderio che si traduce, 50 unità di alloggi, no, perché pensavo a Via Napoli, quindi questo, di alloggi per il complessivo 100 unità di alloggi sull'area di Monte Vescovato. Noi siamo soddisfatti di questo risultato perché sblocca una vicenda annosa, permette di ritenere con serio ottimismo che questo intervento giungerà al suo completamento nel prossimo materiale, nel prossimo triennio, speriamo prima, ma diciamo nel limite complessivo del prossimo triennio, che questo avvia quel piano di politiche abitative su cui l'amministrazione comunale aveva scommesso fin dal mandato di programma, che ovviamente non lo esaurisce affatto. Il 100 era freudiano, perché noi avremmo bisogno altro che di 100 abitazioni, avremmo bisogno di qualche cosa in più, ma segna una tappa fondamentale e per le vicende abitative e per la vicenda emblematica di Monte Vescovado e per le vicende finanziarie e di finanza immobiliare, cioè di impostazione debitoria o di situazione debitoria dell'ente, sbloccandole perché consentirà al Comune di Nocera Inferiore di segnare, ripeto l'affermazione, una tappa importante, non il completamento definitivo del percorso, ma di poter dire che finalmente la vicenda Monte Vescovado si disincaglia dalle secche in cui è stata impaludata per circa 7 anni e che oggi ci fa dire che con la sottoscrizione della convenzione attuale avvia e riavvia in modo concreto, non solo dichiarato, un percorso importante. Io vorrei in questo riassunto sicuramente generico, lasciando poi spazio aperto alle eventuali domande, permettere all'Avvocato Maria Imparato, che è parte importantissima, anzi determinante, nella vicenda che ci occupa, perché manifesta non soltanto la buona volontà dell'Istituto di dare un senso alla propria funzione proprio alla vigilia della nascita di quell'ente unico regionale che sarà l'ACER, che si occuperà per l'intera regione dell'edilizia popolare, ma manifesta anche una sensibilità personale dell'Avvocato Imparato, benché con funzioni commissariali, in genere noi associamo l'etichetta del commissario all'etichetta di provvisorietà e disinteresse. In questo caso, parliamo dei comuni però, in questo caso invece la funzione è tutt'altra, ha manifestato di essere tutt'altra e ha manifestato anche una soglia di disponibilità e di attenzione fondamentale per una realtà che ritengo assolutamente simbolica, purtroppo simbolica, per le politiche abitative della provincia di Salerno, dell'intera regione e purtroppo del nostro comune. Caro Sindaco, ti ringrazio delle belle parole che mi hai rivolto e sono contenta di essere qui oggi
Sono contenta di essere qui oggi a dichiarare con forza che finalmente ce l'abbiamo fatta, perché vi assicuro che il percorso è stato molto lungo e difficile, lungo perché per le vicende, diciamo, che si sono susseguite nel tempo. Ovviamente questa è una situazione, diciamo, che mi sono ritrovata nel tempo e rappresenta il fil rouge anche del precedente commissario, perché, diciamo, come il sindaco sa bene, le prime interlocuzioni si sono avute prima del mio ingresso come commissario allo IACP nel 2015, appunto, e quindi io ho preso in mano, diciamo, questa eredità e ho cercato di portarla avanti nel pieno, diciamo, della legittimità, seguendo appunto un filo giuridico al fine di evitare appunto successivi intoppi diretti, diciamo, che avrebbero poi determinato uno stop nell'eventuale realizzazione del programma. E devo dire la verità, sia questa mia determinazione, unita anche alla determinazione del sindaco a seguire questa linea, ha fatto in modo che arrivassimo l'altro giorno alla stipula dell'atto pubblico. L'atto pubblico segna un principio e non una conclusione. Per il sindaco, per noi segna un principio, perché da questo momento in poi nascerà per noi un altro percorso, che è il percorso di realizzazione, quindi progettazione, esecuzione, appalto e realizzazione, che ovviamente avrà i suoi tempi tecnici necessari, soprattutto nella considerazione che l'Istituto, impegnando una cospicua somma, che sono 10 milioni di euro, necessiterà di una gara, diciamo, di grossa rilevanza, con la conseguenza che tutte queste, diciamo, tutti questi atti tecnici necessiteranno ovviamente di tempi tecnici necessari al fine di evitare eventuali ricorsi. Quindi, sotto questo profilo, io, diciamo, ringrazio il sindaco e ringrazio tutti voi presenti, ringrazio chi si è speso per arrivare alla conclusione di questo bel risultato, oltre al sindaco anche a tutti coloro che, diciamo, ci sono stati attorno, a partire dall'avvocato Ferrentino, con cui spesso e volentieri ci siamo anche accapigliati, il direttore generale, fondamentale, in maniera costruttiva, ovviamente il direttore generale, perché diciamo, in tutta questa parte il ruolo tecnico è stato fondamentale anche nel dipanare tutta la questione, la questione, diciamo, della realizzazione, e diciamo, la parte notarile fondamentale ai fini di dare corso poi alla realizzazione dell'atto pubblico. Ringrazio anche tutti i dipendenti dello IACP, perché hanno collaborato fattivamente alla realizzazione di questo risultato. Grazie a tutti. Sindaco, lei in conferenza stampa ha parlato di una tappa, quindi un punto di partenza, lo diceva anche il commissario, l'avvocato, dove poi successivamente ci sarà la realizzazione finale di quello che è oggi Monte Verde Squadra. È un momento decisivo per avviare finalmente, cioè si decide, si convenziona l'avvio per i lavori di Monte Vescovato. Ovviamente ci sono davanti le procedure di gara e per la progettazione e per la realizzazione dell'intervento, però con la convenzione che oggi noi finalmente abbiamo definito e chiuso con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno, avviamo le procedure per la costruzione degli alloggi a Monte Vescovato, cioè il completamento, per l'esattezza, di quelli che sono in evidenza con lo scheletro cementizio che si vede incompleto da tanti anni, e a fianco la piattaforma dell'altro fabbricato che verrà realizzato. La stipula della convenzione tra il Comune di Nocera Inferiore e l'Istituto Autonomo Case Popolari avvia il procedimento per la costruzione materiale degli alloggi a completarsi su Monte Vescovato. Poi c'è da fare ancora il resto del percorso, ma oggi abbiamo una dirittura d'arrivo chiara, visibile davanti a noi, per la realizzazione materiale con la costruzione delle case.
non basta da sola, perché ci vorranno altre case rispetto a quello che questo intervento prevede, ci vorranno altri investimenti. Ci tengo a precisare che sono fondi dell'Istituto Autonome Case Popolari, non di altri enti che in questo momento non hanno finanziato fino ad oggi alcunché a beneficio del Comune di Nocera Inferiore, e per il quale però noi abbiamo lavorato con uno sforzo enorme e quindi con la posta finanziaria che l'Istituto ha potuto garantirci e che è importante, perché parliamo di un complessivo tra finanziamenti per l'investimento materiale e finanziamenti per lo sblocco delle procedure di contenzioso in via ormai definitiva, o pressoché definitiva più prudentemente, di circa 10 milioni di euro, quindi parliamo di un investimento davvero importante che viene mantenuto e utilizzato dall'Istituto a beneficio del Comune di Nocera Inferiore. Lei ha parlato di vicenda disincagliata, ecco, uso un suo termine che ha citato in conferenza stampa. Circolava la voce di questo debito del Banco di Napoli, dei milioni di euro. La vuol chiarire per un attimo? Ma questa è una vicenda nota. C'è un credito del Banco di Napoli per l'ipoteca su questi suoli. Va sbloccato e si sbloccherà anche questa vicenda. Puntiamo a sbloccare concretamente con questa operazione. Per cui anche questa, che era una spada di Damocle, è una spada di Damocle sulla testa del Comune di Nocera Inferiore, ma per vicende che non occupano la responsabilità del Comune di Nocera Inferiore, nella mia, nelle passate amministrazioni va detto, che è il frutto avvelenato del fallimento degli ACP Futura e di quanto si era determinato a seguito di quel fallimento, e che oggi trova sbocco in questa convenzione, perché diciamo anche questo potrà finalmente dovrebbe trovare fine. Io sono sempre prudente, quindi non si faccia ingannare dalle mie pause, nel senso che abbiamo preferito sempre rispondere con i fatti concreti rispetto ad ogni altra forma di agitazione, di comunicazione che ci ha inseguito su questa vicenda, spesso a torto e a dispetto del nostro lavoro e del nostro impegno. Avvocato, atto pubblico tra il Comune di Nocera Inferiore e l'ente autonomo Case Popolari. Si è addivenuto a questo accordo ed è un punto di partenza importante. Un punto di partenza per noi importante, perché da questo momento in poi il lavoro è nostro. Perché da questo momento in poi dobbiamo fare la progettazione, dobbiamo portarla a compimento nei tempi giusti, dobbiamo procedere ad effettuare una gara di appalto che sarà una gara europea, perché sarà una gara di oltre 7 milioni di euro, e poi, sperando di evitare i ricorsi avverso la gara, si deve procedere all'inizio dei lavori una volta aggiudicata. Vorrei evidenziare che la progettazione avviene all'interno dell'istituto, per cui sarà fatta tutta da nostri tecnici. Di conseguenza questo determina un risparmio ancora per l'amministrazione, che investirà questo risparmio nella costruzione, e quindi cercheremo, con l'importo che abbiamo messo a disposizione per il Comune di Nocera, cercheremo di ottimizzare il più possibile la costruzione di questi alloggi, cercando di fare un lavoro, diciamo, fatto a regola d'arte, senza intoppi di sorta. Alla realizzazione degli alloggi ci sarà poi la cosiddetta graduatoria, è di competenza del Comune, però alla fine ci sarà un'assegnazione regolare. Ci sarà un'assegnazione che sarà di esclusiva competenza del Comune, perché il Comune è deputato ai sensi della legge regionale 17 ad effettuare il bando, la graduatoria, quindi noi eseguiremo semplicemente quanto ci viene comunicato dal Comune di Nocera e procederemo all'assegnazione. Quindi sotto questo profilo noi non abbiamo alcuna discrezionalità in ordine all'assegnazione. Tempi tecnici, il sindaco diceva 3 anni più o meno. Noi ci auguriamo meno di smentire questa previsione, perché, come ho avuto già modo di dire, in realtà l'istituto si è già attivato al momento stesso in cui ha visto l'ipotesi di una felice conclusione di questa vicenda, almeno dal punto di vista amministrativo, e pertanto abbiamo già avviato il recupero e la rilettura dei vecchi progetti,
in maniera da evitare di dover demolire e poi ricostruire delle strutture che sono già esistenti, alcune strutture esistenti, riducendo i tempi, i costi e quant'altro. E questo ci consentirebbe, ecco, di poter avere qualche alloggio in più rispetto a quello che noi immaginiamo. In ogni caso, diciamo che non prima di 8-9 mesi per poter avere le progettazioni in fase esecutiva, dopodiché partiamo con la gara. I tempi tecnici di una gara a carattere europeo, si sa, non sono inferiori a 6-7 mesi. Da quel punto in poi, se non ci sono intoppi, 24 mesi e gli alloggi sono disponibili. Lì insiste uno scheletro vecchio, che cosa succede a quello scheletro? Viene abbattuto, rifatto? Ecco, è proprio questo che noi stiamo discutendo proprio in questi giorni con il Genio Civile, perché immaginiamo di poterlo recuperare e quindi questo sarebbe un risparmio. Ci consente, oltre che un risparmio, una velocizzazione dei tempi di realizzazione, ovviamente.